Allora, oggi vi voglio parlare di queste matite automatiche per occhi waterproof della Bottega Verde. Allora, stavo cercando prima la quantità, comunque sia, dice di essere matita occhi automatica waterproof tenuta estrema con vitamina C ed E. E girandola non riesco a trovare la quantità, che pure sarebbe interessante. Magari ve la scrivo sotto da qualche parte se la trovo, perché qui non c'è scritto, non ce l'ho più scritta. E non la trovo. Nessuna, nessun'altra, non la trovo, ve la scrivo qua sotto. Ve la scrivo qui sotto. Comunque sia, prezzo. Il prezzo sarebbe il 12,99 € a prezzo pieno. Io vi ho fatto un video dove le acquistavo e le ho pagate 4,99 € l'una. Si tratta di matite automatiche. Fatte così, quindi ok, che ho completamente finito, ma ve le mostro. Comodo il fatto della parte in gomma perché si impugna bene, e dall'altra parte hanno il temperino se vogliamo la punta più appuntita, affusolata. Ecco, allora io ne avevo due: questa che è nera, che comunque c'è lo swatch, e questa che è la marrone. Comunque sono uguali tra di loro, sempre finita anche questa. Allora, swatch. Avete visto, effettivamente le ho passate sotto l'acqua, ho fatto un disegno, l'ho passato sotto l'acqua, l'ho anche sfregato e quella nera si è leggermente diventata meno intensa. La marrone dura meno, ma la nera leggermente meno intensa, ma dura tantissimo. Io, poiché ho un problema di occhio che tende sempre in tutte le stagioni a lacrimare, questa mi è davvero fantastica. Non va a irritare gli occhi, anche se comunque tende un pochino a lacrimare, non si sposta, tratto bellissimo, ve le mostro tutte e due, queste qui. Ok, però se dovessi scegliere di comprarne una, e sicuramente la ricompro, quella nera, perché intanto è versatile, è perfetta sia nell'area interna che esterna. E poi dura, cioè dura e fantastica, anche solamente in estate quando vogliamo fare solo un tratto di matita senza un trucco esagerato, è perfetta e mi è piaciuta tantissimo. Dovrei dare un voto diverso alle due, ed effettivamente sì, do un voto diverso, ma comunque sia sono matite che sono pratiche, sono comode, si scrivono benissimo, hanno una bella pigmentazione, hanno una buona durata. Quella nera, poi dopo volevo andarla a struccare alla sera. Ah, si rimuovono con un qualunque struccante bifasico per occhi, oppure apposito per gli occhi, oppure un olio, un burro tranquillamente. Si rimuovono facilmente, durano tanto, ma si rimuovono facilmente. I voti, avete detto che sono distinti tra le due perché dovessi ricomprarla e penso che finisco quelle che sto testando e poi la ricompro, quella nera assolutamente. Fatemi sapere se le avete provate, soprattutto in promozione 4,99, quindi meno di 5 euro una matita in promozione, è un ottimo prezzo. Fatemi sapere se le avete provate, come vi siete trovate e come sempre mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale con loro due e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!